Siete contenti ora? Ce l'avete fatta? Bravi! 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 Era la giusta conclusione del tutto. Feci un video dopo la partita con lo United una settimana fa. Raga, sono preoccupato di non aver segnato all'Old Trafford. Può essere rischioso. Quel gol ci costerà caro. No, ma che dici? Partita autorevole, se l'abbiamo giocata così all'andata, la giocheremo anche al ritorno. Ma davvero? Ma davvero mi tocca sentire queste cose? Ma davvero mi tocca sentire queste cose? Primo, io propongo una colletta per riportare Mete al Torino. Ha giocato una partita e mezzo in maniera accettabile, e del resto è un poli. Perché è un poli? Mete è un poli, ragazzi. Veniamo ai numeri. Veniamo ai numeri. Sabato scorso era un mese, abbiamo celebrato un mese dalla fantascientifica sconfitta contro lo Spezia. Io ho tirato le somme e ho detto, ragazzi, qual è il nostro rapporto mega gol più o meno dallo Spezia in poi? Hai segnato 0 gol con lo Spezia e 0 gol con l'Inter. Hai segnato 2 gol con la Stella Rossa all'andata e 1 al ritorno. Poi abbiamo segnato 2 gol a Roma, 2 gol al Verona, un gol all'Udinese e un gol allo United. Sono 9 gol in un mese, di cui 4 sul rigore. Ci rendiamo conto, ragazzi? C'è 9 gol in un mese. Spezia, Inter, doppia Stella Rossa, doppio United, Roma, Verona, Udinese. 9 gol in 9 partite in un mese, ragazzi. Ma noi 9 gol li facciamo in 2 partite fino a poco tempo fa. Ed è la stessa cosa che dico sempre di Pioli. Pioli parte bene, poi ci ha illuso. Perché adesso abbiamo una media che avevamo con, non ti dico Giampaolo, ma con Montella e Gattuso. Abbiamo sta media qui. Andiamo a giocare contro il Napoli, facciamo una partita dove siamo più sterili di un uomo senza palle. Ci facciamo schiacciare, non concretizziamo un cazzo, arriviamo oggi con United. E non mi dite, ma ci sono le assenze. Sì, le assenze sono un grosso peso. Perché le assenze vanno. Le assenze, ragazzi, a noi sempre, agli altri mai. Siamo d'accordo. Però non è che con le assenze tu hai, non hai tirato in porta, non hai superato la metà campo. Dici, vabbè, oh, devo difendere un risultato. Mi mancano 10 giocatori. Sti qua sono troppo forti, non mi fanno tirare in porta, non mi fanno superare la metà campo. Perdo 1-0. Penso, pace all'anima vostra. Ma questi qua con le assenze ci hanno lasciato dei varchi. Ci hanno lasciato dei varchi. Ci hanno fatto fare. Sto leggendo le notifiche. Ci hanno fatto fare quello che vogliamo. Perché alla fine Hernandez si è portato avanti una palla per 40 metri. Aspettato che rientrasse il difensore per tirare. Poi Castiglieco, proprio l'ultima azione del primo tempo, poteva 10 metri prima metterla per Çalhanoğlu. Non ha fatto niente, è arrivato in fondo, l'ha messa alta perché lui non ci ha fatto entrare tutta la difesa, ragazzi. Li volete, ragazzi giovani? Li volete? Questi sono i risultati, ovvero che non sanno essere freddi sotto porta. Questo è il punto. E tra l'altro mi sorprende pure perché gli stessi ragazzi un po' freddi c'erano sotto porta prima. Non andiamo a dire, ma c'era Casillaco, punta, c'era lui, c'era lui. No, non va, non è una scusa per cui tu hai tirato 10 volte l'andata in porta. Dovevi vincerla 4-1 quella partita. E arrivare a San Siro e metterle sì le riserve. E difendere il risultato. Invece no,
arrivi davanti alla porta e non sai cosa fare. C'è come uno che prende la macchina, va in una città sconosciuta, non mette il navigatore, entra dentro la città e non sa dove andare. Quella città si chiama Area di Rigore. Esattamente così. Vi va bene la metafora? Si chiama Area di Rigore. Noi quando vediamo l'area di rigore avversaria, non sappiamo che strada prendere. Però gli altri sanno benissimo che strada prendere con noi. Cioè, prendiamo di gol con una facilità che non lo so, non lo so. Cioè, ragazzi, anche il gol, spazza! Piuttosto dagli un calcio d'angolo! No, mette, tenta la giocata su Pogba! È come se scovolse e intentasse la giocata su Cristiano Ronaldo. Cioè, io non lo so che cosa gli passa in testa a quei ragazzi. Ripeto sempre, il problema non sono le assenze, il problema non è qui. Il problema è che non facciamo gol. Vi ricordate il periodo Gattuso? Che perdevamo sempre le partite 1-0, 2-1, perché non facevamo gol? Io mi ricordo, e vi ricordate anche voi perché è sicuramente una partita che avete visto, erano poco più di 2 anni fa, Udinese-Milan, si vinse 1-0 al 97esimo con gol di Romagnoli. Voi ve lo ricordate? Me lo ricordo anch'io. L'ho vista dal vivo quella partita. Parte Suso in contropiede, arriviamo in area, arriva in area, Bakayoko, Suso, Romagnoli e Piontek, mi pare. No, non c'era Piontek, non ricordo chi c'era, insomma. 4 giocatori in area. Bastava che tirasse uno. Non c'era fare niente. Sarebbe che uno tirasse. Si sono passati la palla 40 volte. Hanno aspettato che la difesa entrasse e poi culo ho voluto che la palla è entrata. Questa è la fotografia molto striminzita di adesso. Noi arriviamo lì, non sappiamo cosa fare. Cioè, che poi la difesa per quel che deve fare regge anche. Perché se tu prendessi questi gol, questo numero di gol, che tolto il derby, puoi prendere un gol da Roma, puoi prendere un gol da Napoli, puoi prendere in 2 partite 2 o più gol dallo United, puoi farlo, ma li devi anche segnare, perché l'Inter gol li prende. La Juventus, guardate col Porto, il gol li prende. La Roma, col Parma, il gol li prende. Tutti prendono gol. Tutti. Non ci sono difese immolate, imbattute e santificate. Non esistono. Sinceramente abbiamo una buona difesa. Nonostante gli errori, però questi errori vengono accentuati da una inesistente freddezza e cinismo offensivi. Perché non è possibile che tu col Napoli, con lo Spezia, con l'Inter, tu non segni un gol. Forse puoi non segnare un gol all'Inter, ma gli altri gol li segni un solo gol con l'Udinese, tra l'altro una partita che anche lì stile Napoli non è mai fatto, concretizzato nulla, nessuno si ricorda che sei sceso in campo. E la storia continua a ripetersi. Perché la storia viene scritta? Perché si ripeta. Tutti gli eventi storici, sempre e spesso sotto un'altra forma, vengono ripetuti. E questa è la storia del Milan. Non facciamo gol. Cioè, facciamo più gol con Kalinic. Ci rendiamo conto? Detto questo, ci vediamo 00:30 su Twitch con GTA 5. Tutti gli indirizzi di Twitch ce li avete, anche basta guardare i video vecchi. E ci vediamo in sostanza adesso in live sul canale di Romanista SPQR. Andrò in live con altri ragazzi d'Italia, con altri tifosi. 00:30 su Twitch, domani per domani l'altro carriera col Milan su FIFA. Buonanotte a tutti ragazzi. Forza Milan! Che mi devo dire, ragazzi? Era preventivabile, l'avevo detto, è andata così. Ciao a tutti.